uomo perfettamente normale, con una famiglia perfettamente normale. Una notte fummo trucidati da un comune ladro d'appartamento. Continuavo a svegliarmi dentro la mia bara sottoterra e a morire di asfissia. Finché Scott mi ha dissotterrato e spiegato che, come lui, io sono un immortale. Col tempo Scott, all'apparenza ventenne ma in realtà secolare, mi ha insegnato a combattere ed è diventato il mio unico amico e mentore. Scott, con l'aiuto del suo maestro Wade e del maggiordomo Leonard, collabora con l'Interpol per riuscire a uccidere Vale, il primo immortale del mondo. Questi, per timore di essere sconfitto, sta sviluppando un siero in grado di renderlo invulnerabile e che però induce gradualmente alla follia. Vale rapisce bambini per usarli come cavie da laboratorio nei suoi esperimenti disumani. Uno di questi bambini è mia figlia Luna. Durante la mia missione per tentare di salvarla, ho risvegliato il potere della spada chiamata Excalibur, l'arma magica del leggendario Re Artù. Questo potere è difficile da utilizzare e per errore ha condotto me e Scott nel passato, nell'antico regno di Camelot. Adesso devo trovare un modo per tornare nel presente e sottrarre mia figlia dalle grinfie di Vale. Io sono Macmillan e sono un immortale. Mac, cosa sono quelle occhiaie? Non mi dirai che hai passato la notte in bianco? Ricorda che ci basta un'ora di sonno al giorno. Dubito che non sia riuscito a trovare un'ora per dormire. Beh, un'oretta ho dormito, ma giusto un'ora, perché è mancato il tempo. Ma se ti sei ritirato subito dopo cena? Hai capito il vegliardo? Com'è andata? Ci hai dato dentro, eh? Diciamo che adesso ho capito perché con una moglie così bella Artù se n'era andato a fare un viaggio dall'altra parte d'Europa. Quella è assatanata. Non sarà che sei troppo vecchio per fare certe cose, amico mio? Quando siamo arrivati alla prima pausa l'ho pensato anch'io. Prima pausa? E poi? E poi abbiamo continuato per altre 6 volte. Ma nel frattempo almeno mi ha raccontato tutto. Adesso so tutto di Artù, della sua vita pubblica e privata. Se dobbiamo andare avanti con questa messa in scena, adesso posso impersonarlo al meglio. 7 volte? Quella deve essere peggio di una bestia immortale. Beh, comunque ho scoperto dove si trova quel benedetto lago. Che ne dici se ci portiamo un po' di cavalieri della Tavola Rotonda come rinforzi? Ricorda che la Dama del Lago ha poteri magici pari se non superiori a quelli di Merlino, visto che lo tiene prigioniero. Potrebbe metterci contro i cavalieri con un incantesimo. Giusto, ma noi siamo immortali, non dimenticarlo. La zuppa di Merlino ci ha fatto addormentare come angioletti. Chi ci dice che qui nel passato siamo sempre immortali? Dopotutto la spada magica non funziona più. E se non funzionassimo più, neppure noi? Beh, presto detto. Ho il presentimento che Morgana, come suo solito secondo le leggende, stia tramando qualcosa. Hai sentito con che toni e frasi mi si è rivolta a cena? Se non siamo più immortali, non voglio rimanere qui a scoprirlo. E dai, se non fossi stato immortale, ti garantisco che stanotte non sarei sopravvissuto. Andremo solo noi due. E va bene. Informerò la corte e Morgana. Vado a preparare il cavallo e i bagagli. L'entrata segreta è quella, ed è lì che Canyon fa avanti e indietro, trasportando le sostanze chimiche del laboratorio. Benissimo, non ci resta che sperare che il piano funzioni. Funzionerà. Andiamo. Guardia, ho un altro carico per il piano sotterraneo del museo. Com'è che non ti ho mai visto prima? Vai, Leonard, attiva il congegno. Ehi, sto dicendo a te, sei sordo, amico? Fammi vedere. Tutto quanto correndo, il buco è a lama e le tre
telecamere, controllo io d'ora in poi. Cancellerò tutto quello che hanno visto durante la nostra permanenza. Così non sapranno mai che è stato a fargli questo scherzetto esplosivo. Ci vediamo dopo. Per raggiungere l'isola al centro del lago di Brosliand, l'unico modo è prendere il traghetto ancora tolmolo sud. Il barcaiolo saprà evitare abilmente vortici e flutti tipici del lago. Vi basteranno 2 giorni di viaggio a cavallo in direzione nord-ovest per raggiungere la foresta di Brosliand, Sire. Ho predisposto perché Seracolon di Gallia vi accompagni per mostrarvi la strada fino all'imbarcadero sulle rive del lago. Molto bene, Morgana. Partiremo domattina al sorgere del sole. Puoi andare adesso. Sire. Se n'è andata, adesso puoi uscire. Ma pensate, pure nascondermi come un ladro adesso. La prossima volta lo faccio io, Re Artù. Hai sentito con quanta premura ci ha procurato una guida? Quanto scommetti che quell'Acolon proverà a farci fuori nel sonno? Magari con un bel pugnale avvelenato. È molto probabile, amico mio. Ma noi faremo a turno quando sarà il momento di dormire. Già. Adesso vai pure nella tua stanza. Dobbiamo riposare. Ci aspetta un'alzataccia. Buonanotte, Mac. Ah, dimenticavo. L'altra notte, quando hai interrogato Ginevra, anche io ho scoperto dove si trova il lago. Anche io sono bravo a interrogare. E con chi eri? Sentiamo. Le ancelle di Ginevra. Ma se sono 3, non mi dirai che... Esatto. Eccomi qua, tutto sistemato. Salta su, Leonard. Le telecamere sono state hackerate con successo. Non sapranno mai chi è stato. Bene. Ah, per favore, mentre ci allontaniamo, attiva il detonatore. Certo. A proposito, ma chi è quella ragazza là nel retro del cane? Quella? Oh, è un immortale. Sulla criocapsula diceva sacerdotessa di Anubi. Deve essere un'antica egizia. Gran bella donna. Voi italiani, mortali o immortali, sempre a quello pensate. Eh no, pensiamo anche a salvare il mondo. Tesoro! Oh no!